Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge. Siamo probabilmente in quello che sarà effettivamente l'ultimo video, presumo. Comunque, nell'ultimo episodio eravamo anche morti, avevo dovuto rifare da capo. Vabbè, comunque, episodio 15, stranezze d'altro mondo, tre sfide e un collezionabile. Qua sfide neanche mezza, insomma, vabbè. Vediamo un po' quello che trovo. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Nascondiglio dell'altra dimensione. Kang, là il robo. Eccolo là il cervello, perfetto, eccolo là. Vediamo un attimo le sfide. Trappole. Atterrare tre volte da ostacoli. Ok. Tanto noi eliminiamo. Ouch. Oh, mamma mia, che violenza. C'è tutto bisogno di tutta violenza. Intanto eliminiamo il clan del piede che ormai, insomma, hanno detto anche la... Aia. Ma sbaglio o tolgono più vita? Madonna. Tolgono sì più vita? O è un'impressione mia? Sapete che penso che... doppio? Che tolgano molta più vita? Cioè, cazzo, fanno molto più male. No? Ok, dai. Dovremmo iniziare a usare la scivolata in modo molto più... Esatto, così, adesso via. Oh, perfetto. Buono, abbiamo anche fatto un power up. O meglio, abbiamo pronto un power up in caso di bisogno. Ok. Dai, dai, che stiamo... Aia, stiamo andando meglio del previsto. Ma tanto questi li affettiamo così perché non mi fido. Allora, abbiamo delle trappole. Attenzione. Tu? Perfetto. Senza neanche troppo sforzo in realtà. Ok, abbiamo 5 vite. Cerchiamo di tenere. Ah, ok, è morto. No, non è morto. Cerchiamo di tenere le vite per buone il più possibile. Aia. Non mi ero proprio reso conto che ci stavo arrivando. Stavolta errore mio. Però perfetto, dai. Tutto sommato sta bene pizza. Sta andando anche abbastanza bene, nonostante fosse partita un po' maluccio. Qua si va di colpo. E direi che ci siamo. Bene. Sta. Oh, i robotti. No, attenzione. Aia, infatti. Quanti sono qua? Aspetta. Ah, morti? Ok. Attenzione. Ottimo. No, questi mi fottono sempre. Ah, ok. Però anche loro si fregano dalle trappole. Questi mi fottono sempre in realtà perché sono un po' bastard. Vabbè. Tu. Aia. Tu perché non mi hai. Oh. Vai. Sì. Vai, stai là. Vai. No, come, scusami. Dai. Salta. No, ma non salta per. Vabbè. Questo è un po' problematico. Boh, morto. Direi che c'è esploso. Attenzione. L'uomo roccia qua. Però sembra tipo i gormiti, sembrano, no? Però si fanno colpire anche dalle trappole. Allora, attenzione. Ustia. No. Vai, va, andate. Ottimo, anche un super colpo di nuovo carico. Allora, qua. E là c'è il quarzo. Là c'è la pizza che mi può servire. Bene. Attenzione. Questi però sono malefici. Ok, fatto. Eccolo! Krang, come on, mi sfugge il nome. Attenzione ai triceratopi. E anche al clan del piede. Tutti, via. Buono. Aia. Questo non doveva succedere. No. No, vai, perfetto. Le spalle. Buono. Ho imparato a giocare a fine gioco, fammi capire. Allora, di qua. Clan del piede con lo scudo. Perfetto. Ah, cazzo. Pensavo di riuscire a... Ouch. No, infatti, non... Quando corrono sono abbastanza imprendibili o comunque imparabili. Vai. Ma tu non salti per aria se ti prendi gli aculei. Attenzione. Perfetto. A posto. Risolto. Problema risolto.
Ok, vai col... Madonna mia. Ero convinto di poterlo stunnare, invece... Invece no. Vai. Trittico. Vai. Morti. Buono. Molto, molto bene. Qua... Ah, no, i pizza man. Sì, i pizza man. I pizza monster. Questi che ti prendono al volo. Esatto. Al volo. Non devo farmi toccare più di due volte, se no invalido la sfida, ma... La vedo molto ardua. Infatti. Ah, ma attaccano anche da... Bella distanza. Sti malefi. Però ho capito io, ma insomma. No. Mamma mia. Niente. Vorrei colpirne all'alto, in modo da tipo, no, quello che volevo inizialmente fa. No, ma da. Vabbè, ma vaffanculo. Ma dai, ma era di spalle. Cioè, devo farmi colpire per forza per colpire a mia volta. Sì, ma vaffanculo. Dai, uno deve perdere le vite in modo così stupido. No. In modo così stupido. Devo proprio prenderle al pelissimo. Ok, andate. Che poca vita. Servirebbe una pizza. Vai, tanto. Andiamo. Ok. Ah, no, poca vita. Meglio, meglio sprecarlo. Cioè, meglio uccidere questi, perché sennò... Se ci muoio, infatti. Mi hanno tolto dalle spese due nemici. Perché... Ok, quello si è fermato. Por qua, non lo so. Ok, gli uomini ventosa. Che non fanno per niente paura. Mamma mia. Dai. Ah, perfetto. Vieni qua. Attenzione. Attenzione. Vieni qua. Benissimo, ottimo. Abbiamo anche due power up. Abbiamo uno di vita, quindi tanto vale sprecarle. Perché, cioè, veramente come mi toccano io muoio. E infatti. Cazzo. Sì. Qua sarebbe stato molto più comodo usarle contro sti pezzi di stronzi. Infatti. Sì. Sarebbe stato molto più easy. No, cazzo. Brutto stronzo. Vai. Vai, 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 vai. Benissimo, a posto. Allora. Con... Oh, la pizza power. Che qua ci sta sempre. Madonna mia. Ho fatto... Oh, mamma mia, li ho arati malissimo. E pizza power up. Eccolo. Eccolo il boss. Siamo già arrivati. Io ho ancora 4 vite. Potevo arrivarci senza neanche perderla, ma... Abbiamo due power up. Vediamo. Krang, ok, Krang. Attenzione. Ok, che ustia. Ok, questo non me l'aspettavo. Se io faccio così. Ok, la vita te la tolgo. Non troppa, però. Ok, attenzione. No, ah. Aspetta. Qua è immortale. Non faccio niente alla gamba. Aia. Ma devo... Ma devo colpire... No. Dovevo... No, cazzo, che power up di merda che ho sbagliato. Però ok, non sta andando malissimo, sinceramente. Ok, adesso sì, ecco. Qua devo evitare tutto. Io devo, tipo, correre da destra a sinistra. Attenzione, adesso spara il raggio. Forse. Ok, si è ricomposto. Attenzione. Mamma mia... No, cazzarola, che peccato. Avvicinati. Vai, 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 vai. Merda, pedatina. Vai, vai, vai. Via. Attenzione. Buono. Ho imparato a giocare a fine gioco? Sì, praticamente sì. Ok. Ok, attenzione. No. Ricomponiti. Ricomponiti. Buono. Dai, morto. Perfetto. Perfetto. Livello estremamente facile. Più di quello precedente, devo ammettere. A sto punto sono... Non ho ancora vivo? Ah, forse era troppo facile. Una sorpresa per noi. È andato via. Ok. Doppia boss. Shred. Davvero? Questo non me l'aspettavo. Abbiamo anche la pizza in caso di necessità.
Questo che cazzo fa adesso? Aspetta, prendo tanto la pizza. No! Attenzione! Vai! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Non siamo abili! No! Mi ha colpito! Cazzo! Gli ho tolto quasi metà vita se non mi aveva neanche toccato. Ma non è difficile, Madonna. Shredder. Sì, come non detto. Ah, perdo tutti la vita? O devo solamente trovare... Sì. Perdono... No, non perdo tutti la vita. Devo beccare quello giusto. Facciamo così. Facciamo così. No, mi ha bloccato la ulti. È riuscito col raggio elettrico. Aia, 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 aia. Ok, era partita bene. È tornata un po' me. Ma riusciamo... Buono. Buono. No. Vabbè, comunque le vite le ho. Però non vorrei proprio buttarle. Vieni qua. Vieni qua. No. Aia. Aiuto. Cazzo. Tostarello. Più che altro perché è molto agile. Ouch. No, volevo fare una cosa... una cosa molto più figa. Attenzione. Adesso sì, splitta. No, fa in tempo. Bella lì. Annientato. Finito. Non lo so, no. Vabbè, prima di 15 terminato, 10 minuti, quasi 11. Bello. Non l'ho trovato però così difficile, quindi ho il dubbio che sia a livello finale. No, infatti. Eh no. Eh no, non è ancora finita allora. Statua della libertà, sono a Manhattan. Scusa? Ma che... Ma... Cosa... Ok. Ok, si torna nella dimensione normale. Quanto è lungo? Quanto... Episodio 16. L'ira della signora. Ah, è l'ultimo, eccolo qua. Perché poi si torna all'1. È l'ultimo. L'ira della signora. 3 sfide, 0 collezionabili. Cominciamo. Times Square. Cazzo è il boss? È la statua della libertà il boss? Seriamente? Mi sa di sì. Vediamo le sfide. Super attacchi. Esegui 5 lanci senza farti ferire. Guarda. Sta a preoccuparti che non succederà mai. Ha preso... Statua della tirannia. Fine del... Bellissima sta boss fight. Cioè, bello lo stile. No. Io adesso non so come... Cosa cazzo... Attenzione. Attenzione, non cadere. Non cadere. Attenzione. Attenzione. No. Ah, peccato. Peccato. Magari non è neanche così difficile come sembra, no? Perché gli attacchi sono molto prevedibili. In realtà. Quando sbatte i pugni devo saltare. E... Ok. Quando... Aspetta che mi metto in mezzo. Adesso. E... Ustia. Ok, no, sto al lato. Super colpo. Io aspetto prima di utilizzarlo. Che dite? Ok, però ci sono anche questi. Magari non farti colpire con loro in mezzo è un po'... È un po' tostarella, eh. Però, dai. Non li fa danno sta roba? Se lo facesse danno anche a loro. Vabbè. Ok. No, salta. Bella lì. 3 power up. Salta. Ah, cazzo. Vai, dai. Pazienza. Abbiamo anche super attacchi. Noi vogliamo vincere, non vincere con le sfide. Attenzione. Buono, 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 buono. Ci siamo messi estremamente bene. Attenzione. Ok, questo è centrale. Quindi questo penso sia anche più facile da evitare, anche in cooperativa, perché basta... basta mettersi... Basta mettersi tutti ai lati. Lei vuole andare giù? La spingo? Va giù? Che dice? Facciamo così, dai. Facciamo prima. Attenzione. Ok. Dai, è morto, è morto. È morto. Aia. Ok. Penso ci sia una seconda... Cioè, non può essere così veloce l'ultimo livello. Infatti. No, non può finire così. Ci sarà una seconda fight. Infatti, dai.
Dai, dai. Mi rifiuto di credere esatto che sia così semplice. Cioè, avevo metà vita ancora. Non è finita con Shredder, caro. Scusa. E questo? Bellissimo. Super. Ma c'era nel. Schiumanti di vendetta. Ma c'era nel cartone, non mi ricordo mica Super Shredder. Forse nel fumetto. Madonna. È spawn, è stato spawn questo. Non gli faccio niente. Ma è possibile? Ma è possibile che non perda vita? No. Non. Madonna, no, non mi ha ucciso. Ah, ok, devo evitare i colpi. Devo aspettare che si es. Beh, sì. Che si stanchi. Ma togli tantissimo. Shredder? Finito? No. Attenzione. Ok, bene. Attenzione. Adesso fa l'onda. Fa. Ah, le fiammette. E non fai l'onda. L'onda di Majin Vegeta. No, non era Majin Vegeta quello che faceva l'onda. La barriera magica, eccola qua. Boh. Ok. Quindi ti colpisco, ti faccio poco. Devo. Madonna, aspettare tantissimo. Aiuto! Aiuto! No! Aspettare tantissimo. Aia, ste fiammette de merda. Attenzione. Dai, cazzarola. Fai. Ancora no, eh. Ancora no, eh. Fai. Molto bene. Molto bene, dai, dai, un bel po'. No, attenzione all'ombra di Shredder. Bella comunque la boss fight, eh. Molto figo lui. Ma dai. Molto, molto figo. Non riesco a fare i super colpi. No, via, via. Uno, due, tre. Ok. Dai, penso che con 5-6 botte così riesca. Si riesca. Aia. Dovrei riuscire, sì, a vincere perché comunque ho un vantaggio di 4 vite su di lui. Per cui insomma, teoricamente. No, ok, però se non fai. Fai le fiammette, bravo. Ok, fai la sfera magica. Buono. Perfetto. A posto. Attenzione all'ombra, quindi riesco a fare due combo. Devo romperli queste. Recupera vita? No, non mi sembra. Però, meglio non approfittare e non vedere troppo. Ok, ancora due colpi, cioè due combo e dovrebbe essere knockout. Attenzione. Comunque, ai, no, mi ha preso. Madonna quanto vale la presa però, eh. Aia, no, perdo anche un'altra vita. Questa, senza usare super attacchi, senza farsi ferire. Questa è non tanto la prima boss fight, qua, quanto la seconda. Questa qua è veramente difficilotta a non farsi colpire, eh. Più che altro per le fiamme che sono un po' ovunque. Uno, due, tre. Aia. Uno, due. Cazzo. No, beh, meglio, meglio, perché in teoria adesso si stanca e riesco a. No, troppo poco. Merda. Vabbè, eliminiamo di nuovo questi. Allora, ho tre vite adesso. No, qua la no hit è una sfida proprio. Una sfida per chi vuole cimentarsi in qualcosa di molto, molto tosto. Perché. Vabbè, primo tentativo è anche. Penso sia anche abbastanza impossibile. Dai, stancati. Dovresti essere morto. No, ma dai. Ma dai. Ma dai. Ok, l'ultimo sforzo. Uno, due. Vabbè, vaffanculo. Ma dai, no. Bastardo. Perfetto, attenzione. Allora, diciamo che gli ultimi 2-3 livelli sono proprio i picchi di difficoltà. Ripeto, ho giocato comunque difficoltà media ed ero da solo. Non so se si giochi in 2, 3, 4, 5, se a parte di essere una goduria, se la difficoltà aumenti, oppure no. Resta il fatto che. Bello. Questo dovrebbe essere quindi tipo la fine. Sì, New York può riposare di nuovo, tranquilla, ora che la signora della libertà è stata.
istituita la gloria di un tempo. Io, Vernon Fenwick, posso confermare che Shredder è stato sconfitto dai protettori della città, i verdi guardiani del bene, i guerrieri anfibi, le rane mutanti. Ah, dai, 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 ci sta, è carino. Vabbè. Ok, ci hanno portato la pizza. Anche dopo aver sconfitto i cattivi, Raffaello resta una testa calda. Fortunatamente per lui ci sono sempre altri cattivi da battere. Ok, quindi... ah, finilo con ogni personaggio. C'è anche il sushi! E questa è una cosa extra. E quello? Quello è... no, venerdì 13. Quello è Casey Jones. Ma non c'era... non era selezionabile. Boh, allora comunque... il gioco, avete visto, è abbastanza breve. Se siete più skillati di me, penso che in 3 orette si finisca. Ho giocato a difficoltà media, è vero. Non so a difficoltà più alta quanto sia più impegnativo, ma suppongo che comunque il suo picco minimo di difficoltà, forse più di minimo, ce l'ha. Sicuramente se volete fare tutte le sfide è tosto. Le varie no hit, no super colpi, no questo, no quello. Insomma, il gioco vale la pena? Allora, costa 25€, se non è nel Game Pass. 25€ può valerne comunque la pena, secondo me, ma a patto che non lo giochiate da soli. Secondo me da soli perde un buon 60-70% del divertimento, anche se siete fan delle Tartarughe Ninja. Io l'ho giocato da solo per portarvelo come serie, spero che abbiate apprezzato, spero che vi sia piaciuta. Resta il fatto che comunque mi farò adesso come minimo altre 2-3 run in compagnia di amici, sia online sia in modalità da divano, per intenderci, co-op da divano, perché deve essere molto più divertente, molto più figo, molto più cacciarone, mettiamola così, se giocato con qualcuno. Quindi 25€ con riserva. Se avete Game Pass, PC o console Microsoft, provatelo, non vi costa nulla, siete già dentro l'abbonamento. Se dovete pagarlo, valutate. Se siete da soli e quindi sapete già che ci giocherete solo voi, aspettate un calo. Secondo me magari il primo sconto sotto il ventello può starci. Anche se vi piace il genere. Se invece contate di giocarci col fratello, col cugino, con gli amici, a fare qualche serata, pizza, birra, patatine e videogiochi, e cercate un videogioco che vi tenga compagnia al di là dei soliti party game o giochi di corse che tanto piace, o vari giochi sportivi che non cito mai per primi perché non sono avvezzo, tipo appunto FIFA, può essere una valida alternativa, quindi può essere divertente. Chiaro che poi giocarci in 6 deve essere una delle cose più belle che si possa provare giocando ai videogiochi, perché deve esserci una quantità assurda di casino su schermo che metà basta. Comunque ragazzi, il video di oggi termina qui e anche la serie termina qui probabilmente. Adesso non ho visto l'ordine, non ho visto bene come siamo arrivati, ma dovrebbe finire forse prima questa di Antidom, di The Quarry, o addirittura insieme. Adesso devo un attimo vedere come sono preso con gli episodi. Comunque, insomma, valutate voi, ecco. Dopo queste due serie, probabilmente aspetterò un attimo, la settimana prossima uscirà lo spacchettamento di Pokémon, ovviamente. Su che prodotto devo decidere. E poi vedremo con che serie ricominciare. Quindi serie magari non troppo lunghe, ma che piaccia a me farle e che spero possa intrattenere anche voi. Ora, andiamo avanti con tutti i... vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa, perché non lo so. Perché Casey Jones era quindi una guest star e basta. Potrebbe anche starci. Cowabunga, grazie per aver giocato. Ah no, ok. Hai sbloccato Casey Jones. Beh, un motivo in più per fare una seconda run. Ragazzi, la serie termina qui. Grazie ancora per avermi seguito. Commentate, condividete, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video di un'altra serie. Ciao ragazzi.